Mostra internazionale di pelle e accessori in fiera a Bologna. In un momento in cui in Italia la disoccupazione è un problema, la domanda di artigiani invece cresce. C'è il mastro artigiano che insegna l'arte dell'intreccio, gli studenti che si mettono alla prova disegnando cinture e borse, mani esperte che mostrano l'arte dell'invecchiamento dei pellami. Un vero laboratorio dove vengono insegnate, mostrate ed illustrate tutte le migliori tecniche dell'alto artigianato. Eccolo il cuore di Linea Pelle, la mostra internazionale di pelle e accessori in fiera a Bologna. Formare nuovi artigiani, appassionare all'arte del saper fare con le mani. L'idea nasce così perché in un momento in cui in Italia la disoccupazione è un problema, la domanda di artigiani invece cresce. Oggi c'è la disoccupazione, cerchiamo di creare nuove figure nell'artigianato, è molto importante, è l'unica parte del mercato che funziona in questo momento. I giovani sono attratti o non troppo? Molto attratti, devono vederlo però, è importante farlo vedere, è importante far vedere con la mano come si muove per dare istinto, per dare voglia al ragazzo di fare questo. Che caratteristiche deve avere un artigiano oggi? Creatività, molta creatività, molta voglia di arrangiarsi, ogni giorno bisogna trovare le soluzioni impossibili per quello che c'è nella testa dei vari stilisti. In questo momento stiamo facendo gli intrecci, abbiamo fatto prima le zip e sperimentiamo. E la pelle italiana rimane un settore forte, soprattutto per la qualità dei pellami e la capacità di innovazione, come raccontano le novità in giro per gli stand, dove le aziende ora puntano sulle nuove generazioni. Qual è il valore, secondo lei, che portano i giovani in un'azienda? Qualche idea nuova e un punto di vista diverso.